Con queste immagini volevo far vedere quanto in questo periodo la muta, quante piume noi troviamo in allevamento. Ed è proprio questo periodo che i nostri piccoli rinnovano il mantello, soprattutto quando hanno 1 anno, perdono anche la coda, mentre i novelli rifaranno i nuovi piumini. Ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti, bentornati, buona domenica a tutti quanti. Siamo a luglio, i nostri canarini sono in muta e oggi vi voglio far vedere come creo una situazione di penombra all'interno dell'allevamento. Vi porterò sulla vetrata dell'allevamento, dove metto dei pannelli in lamiera. E quindi all'interno dell'allevamento creo una situazione di penombra. Lo faccio, diciamo, gli ultimi giorni di giugno, per poi avere tutto luglio e tutto agosto i canarini in penombra. Uno, per non farli mai superare i 30 gradi all'interno dell'allevamento, e accade appunto questo, quindi 28, 29, massimo le giornate più calde arrivano a 30 gradi, ma non superano mai i 30 gradi. E due, perché la muta li fa stare un po' più tranquilli, la penombra, e quindi in muta devono stare tranquilli. Ma soprattutto la cosa fondamentale, ragazzi, io l'ho detto già in più video, un canarino che fa una buona muta è un canarino che si riproduce facilmente e non ha alcun tipo di problemi. Quando la muta non la superano, o la superano male, o la fanno in un periodo molto lungo, ecco lì potremmo avere dei problemi. Quindi fondamentale è questo periodo, il periodo della muta. Vi voglio dare una notizia in anteprima. Abbiamo dato vita, finalmente abbiamo dato vita ad un'associazione. Questa associazione si chiama Associazione Piccoli Appassionati di Canarini. Naturalmente, chi di voi volesse, è interessato o volesse far parte di questa associazione, mi può contattare, il mio numero lo vedete qui sotto. E quindi dobbiamo cominciare a fare quelle attività che voi già avete visto che io faccio, che noi facciamo, quelle di volontariato presso strutture, presso dove ci sono i bambini, dove ci sono persone con disabilità o dove ci sono anziani, perché non dobbiamo dimenticare i nostri nonnini. Qualche settimana fa sono stato di nuovo al Cavallino, è un centro per anziani che è qui dalle mie parti a Modugno, e riuscire a portare loro un'ora, un'ora e mezza, 2 ore di serenità, di tranquillità, per me è qualcosa di bellissimo. Quindi facciamo questo, ma non solo. Come associazione faremo sicuramente tante altre attività, non ultima quella di essere da sostegno a quelli che sono i soci. Quindi noi avviciniamo il piccolo appassionato, colui che ha una coppia di canarini, lo avviciniamo appunto all'interno dell'associazione, lo accogliamo proprio per essere utili, per dargli una mano e per far sì che la sua coppia possa riprodursi e soprattutto possa stare bene. Quindi questo è il nostro obiettivo in generale come associazione. Questo è praticamente il lucernario del locale, tutta zanzariera. Ecco qua, da una parte, da qua, naturalmente sempre aperta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Quindi qui, da qui, grazie alle zanzariere, non entrano nessun tipo di insetti, zanzare, mosche e quant'altro. Qui in alto abbiamo la vetrata. Ecco qua. Questa è la vetrata che non permette, diciamo, alla pioggia, anche quando è a vento, di entrare. Quindi così abbiamo la possibilità di avere aria a sufficienza, e la vetrata non permette, i lastroni da 2,50 m non permettono di entrare all'acqua anche quando piove. Poi ho creato questa struttura in alto, dove ho messo, nei mesi di luglio e agosto, metto queste tegole
sono ancora più lunghe queste tegole, dove appunto all'interno dell'allevamento c'è penombra. Quindi spero che le immagini si vedano bene, in modo tale da avere le idee chiare. Quindi struttura in metallo, le tegole sollevate di circa un metro dalla vetrata, ecco qua, e sotto c'è sempre aria. Quindi all'interno dell'allevamento, nonostante il numero di animali abbastanza alto, abbiamo sempre aria riciclata. È fondamentale questo. Normalmente abbiamo uno stabile qui a fianco e un altro stabile qui a fianco, quindi anche quando c'è molto vento è abbastanza riparato, però c'è sempre aria fresca all'interno dell'allevamento. Quindi qui sotto c'è l'allevamento. Mi raccomando, in questo periodo di muta, aiutiamoli con delle verdure. Io do molta zucchina, do molta mela, le temperature sono alte, quindi se gli facciamo trovare un'alimentazione variegata, saranno meno intenti a, tra virgolette, strapparsi le code o comunque a tirarsi le piume l'un l'altro rispetto a ciò che avranno a disposizione. Quindi non vi fermate mai a mettere un po' di grit, l'osso di seppia, mi raccomando, non deve mancare mai, quindi la mela, la zucchina, i semi, la scagliola. Quindi più hanno la possibilità di come dire, di spaziare all'interno della voliera che hanno a disposizione, e più saranno tranquilli fra di loro. Mi raccomando, fate come me, mettete i posatori anche sul retro della voliera, in modo tale che non si creano problemi fra loro, non si danno fastidio fra loro. E se poi proprio ne trovate uno che è irrequieto e comunque rompe le scatole a tutti gli altri, magari quello va tenuto da solo, o magari lo mettete assieme ad un altro che è come lui irrequieto. È un piccolo consiglio, che però è un'attività che io svolgo spesso e volentieri, insomma. Ragazzi, continuate a mandarmi video del vostro piccolo allevamento, della vostra coppia, delle vostre due coppie. Il mio obiettivo qual è? Il nostro obiettivo qual è? Quello di mettere insieme le persone, far unire le persone. Quindi io che ho una coppia di canarini e sono di Torino, magari non so che a 500 metri da casa, 2 km da casa, ho un altro appassionato come me e che anche lui ha due coppie di canarini, magari con i propri novelli vorrebbe fare uno scambio con me. Ecco, il nostro obiettivo è questo, quello di mettere insieme le persone, far unire le persone e diventare sempre più numerosi. A me fa solo piacere che qualcuno possa dire: grazie a Giuseppe Albergo ho un amico allevatore a due passi da casa. Quindi quando, se avete la possibilità, mandatemi un video del vostro piccolo allevamento. Non serve avere grandi allevamenti, essere appassionati è importante. Quindi avere questa passione e poterne parlare in un video dove magari c'è un'altra persona nella nostra stessa città che può stringere l'amicizia con noi, e questo diciamo è il nostro obiettivo, e noi qui dobbiamo arrivare. Quindi vi invito a mandarmi, noi ogni due volte a settimana stanno uscendo sul mio canale questi video di voi, di questi piccoli video, questi short si chiamano, di 2 minuti, di 3 minuti. Mi raccomando, il telefonino in orizzontale, e parlate di voi, dite chi siete, di dove siete e quello che fate tranquillamente. Una coppia, due coppie, non è la quantità quella che è importante, è creare un gruppo di persone che hanno la stessa passione. Io volevo ringraziare particolarmente tutti gli amici che ho incontrato il 22 giugno a Napoli. Sono stato a Napoli, sono stato ad Afragola, sono stato a Frattamaggiore, insomma ho visitato parecchi paesi, sono andato in 2-3 allevamenti. Quindi un abbraccio forte a Vincenzo Nappe, Antonio Albaione, veramente ne ho incontrati tantissimi e ringrazio tutti. È stata una bellissima esperienza come al solito, e ho incontrato molte belle persone. Quindi la nostra passione è bella anche perché è ricca di belle persone. Io posso dirlo, ci sto da oltre 26-27 anni in questo ambiente, e veramente c'è l'eccezione, c'è sempre, ma quella la troviamo ovunque, però prevalentemente fatta di belle persone. Quindi
coinvolgiamoci sempre di più. Ho preso l'agenda perché non voglio dimenticare alcuni nomi che voglio ringraziare, perché insomma mi dispiace se qualcuno poi ci rimane male. Allora ringrazio Antonio Albaione, ringrazio Salvatore Pulvirenti, Antonio Maturo, Paolo Coppola, Lello Riccardi, Vincenzo Mandato, Gianluca Pirone, Antimo Verde, Gennaro Troianello, Giuseppe Mazzarella e Luigi Di Taccio. È stato veramente bello incontrarli, e appunto dicevo prima, questa passione ci porta veramente a trovare tante belle persone, e quindi invito ad entrare a far parte del nostro mondo, che è fantastico. Grazie mille ragazzi. Bene ragazzi, allora io vi saluto, qui ci abbiamo Cocò. Cocò è diventato la mascotte dei nonnini, quindi lui si lascia prendere, sta tranquillo, ormai si è abituato, diciamo, alla presenza umana, sta in piena muta come vedete, ed è un ottimo soggetto. Vi lascio con Cocò, vi do buona domenica a tutti, buone vacanze, ringrazio coloro che stanno venendo, quando scendono in Puglia passano a trovarmi, quindi se qualcuno di voi scenderà per le vacanze e vorrà venirmi a trovare, io sono a disposizione, tanto sono qui sia a luglio che a agosto. Naturalmente vi aspetto, contattatemi, il mio numero lo conoscete. Buona domenica a tutti e ciao, ciao.